Aspettiamo Piero. Con inizio col botto. Ragazzi, volevamo tanta carica. Volevamo tanta carica e forse... Abbiamo iniziato con grande amore e meravigliosa creatura. Adesso bisogna capire cosa viene. Adesso è un momento unico che vorrei presentare. Aspetta, però prima. Ok. Signori, buonasera Verona. Benvenuti alla prima puntata di Tutti per Uno. Benvenuti al nostro concerto, salutiamo il pubblico qui in arena. Scusa, Piero, salutiamo il pubblico scusa, a casa. Scusa, siccome ormai sanno tutti che è una cosa televisiva. Sì. Okay. Tu vuoi fare un lancio di una prima serata televisiva ma con la colletta nasta dietro. Ok. Questo è quello che accade, no? Okay. A me ci penso io, perché cazzo. Meno male che c'è Ignazio, meno male perché tu ti dimentichi tutto fare adesso. Applauso, per favore, che faccio quello che ti ascolta. Che risolve i problemi. Ok, si deve fare qua adesso. Ignazio, vieni qua, raggiungi. Sono qua. Che bisogna riavvolgere il naso. Eccoci. Vai, uno, due, tre. Buonasera a tutti. Benvenuti alla prima puntata di Tutti per Uno. Salutiamo il pubblico qui in arena e salutiamo chi ci sta seguendo da casa. Ma che cos'è Tutti per Uno? In realtà bisogna spiegare che cosa stiamo combinando. Cioè, io penso che sia di dovere spiegare il perché abbiamo scelto Tutti per Uno. Vai Piero. Non lo so spiegare. C'è una novità. C'è qualcosa di nuovo sicuramente. Di sicuro, scusatemi, una cosa certa. Ma andiamo al centro, venite. Una cosa certa è che c'è il volo, però posso dire, se mi posso permettere, e che ci saranno tanti ospiti, ci saranno tantissimi ospiti, sì. Posso dirne alcuni, no? Per esempio ci sarà Gianna non anticipare, almeno fammi dire che ci sarà anche Francesca Matteo. No, mica lo vuoi dire, cioè non lo dirà, però mi interrompo sempre, non anticipare come fai sempre. Raga, però dai, adesso non litigate perché stasera ci sarà Giorgio Panarino. Non si poteva dire. Però ci tengo a presentare il prossimo ospite. I prossimi hanno fatto la storia della musica italiana. Tutti conoscono chi sta per entrare sul palco. Per noi è un onore avere con noi questa sera. Aspetta, signore e signori, abbiamo bisogno. Applauso, perché un grande applauso per loro. Thank you.
penso che qui in arena chiunque abbia la proposta di questo brano. Incredibile, ed essere qui all'Arena di Verona con voi è indimenticabile, davvero, è incredibile pensare che di nuovo dopo più di 50 anni di carriera, sold out a San Siro, tre concerti all'Arena di Verona. Già due so che sono sold out e il 1 ottobre un'altra data. Ragazzi, io lascio il volo e me ne vado con i pop. No, ma aspettate. No, aspettate col volo. Ho una curiosità, no? Perché siccome fra 50 anni anche noi vorremmo fare San Siro, tre arene... Scusate, quindi ci date un consiglio, qual è stata la forza dei Pooh? Allora, voi siete in tre, sempre no, fuori moda.
noi non abbiamo mai seguito le mode, non fatelo nemmeno voi, e sarete sempre personali. Il consiglio invece deve essere questo, questo è più importante. Da soli rappresentate il 30%, ok? Insieme rappresentate invece il 3000%. Questa è la forza del gruppo, ricordatelo. Io credo che il vero segreto del successo dei Pooh sia stata un po' di talento e tanta passione.